Casa Energy. Buona serata a tutti gli ascoltatori da parte di Francesco Risso, questa è Casa Energy su Radio Energy, ospiti dell'appuntamento di oggi, due amici di Radio Energy, tra cui anche una dolce fanciulla che vedremo se nel corso del nostro appuntamento riusciamo a raggiungere, due simpaticoni del teatro che arrivano direttamente da Roma, restano a Torino fino al 20 di novembre al Teatro Gioiello con Una Notte Bianca. Sono Fabio Avaro, buonasera Fabio. Buonasera a tutti, ciao. E Gabriele Pignotta, buonasera Gabriele. Ciao ragazzi, ben trovati. Innanzitutto iniziamo da te, Gabriele, che hai scritto e dirigi questa commedia. Come ti è nata l'idea di questo spettacolo? Ma guarda, stavolta l'assist me l'ha fatto proprio il destino, nel senso che era il 23 settembre del 2003 e a Roma era in corso questa grande iniziativa, la prima Notte Bianca, questa iniziativa che insomma aspettata da tutti i romani, finché un albero pensò bene di cascare su un traliccio e causò quel famoso blackout che diciamo tenne al buio tutta la penisola, Roma compresa ovviamente, fino a mezzogiorno del mattino seguente. Quindi Roma diventò a quel punto una città surreale, perché a questo si unì anche un nubifragio. Quindi immaginate questi tre eventi che paralizzarono Roma e le persone rimasero in giro per la città dove si trovavano al buio a vivere delle esperienze di vario tipo. E tra queste avventure molti rimasero chiusi in ascensore per tutto questo tempo. Io, che all'epoca stavo cercando uno spunto per scrivere la mia prima commedia, capii che era il momento per cogliere questo al volo, questo fatto di cronaca, e raccontare una storia divertente, e quindi una commedia, che appunto si svolge tutta dentro un ascensore dove tre ragazzi rimangono chiusi per 6 ore. Soltanto che, contrariamente a quanto si possa pensare, qualcosa di statico, di chiuso, di claustrofobico, assolutamente no. Dentro questo ascensore, praticamente questo ascensore diventa un circo dentro il quale questi tre sconosciuti ne combinano di tutti i colori. Ne viene fuori veramente un bel racconto della generazione dei trentenni, con tantissime risate. Qualcuno dice che la nostra commedia fa ridere di più, questo ci fa immensamente piacere, perché già le altre insomma non sono da meno, con dei momenti poetici molto belli, anche emozionanti, con una colonna sonora strepitosa. Quindi una commedia che scivola via e si ride tanto tanto, e i torinesi che sono venuti fino ad oggi ce lo stanno dimostrando, quindi grazie a loro per questo affetto che ci riservano ogni anno. E Fabio, tu cosa combini in questo ascensore? Allora, a parte che confermo ciò che dice Gabriele, perché siamo ormai più di 300 repliche, se non vado errato, abbiamo smesso di contarle, perché si fa scena dal 2004, pochi mesi dopo quel famoso blackout del settembre 2003, e vi posso garantire che io ancora mi ammazzo dalle risate ad andare in scena, perché ogni volta ne succede una diversa, perché è veramente divertente, è una continua risata. Cosa faccio io in ascensore? Io sono... Guarda, è la prima volta, e io di solito quando mi dicono qual è il più bello, sei contento del tuo personaggio? Sì, mi piace molto, però non saprei fare un confronto con gli altri. Notte Bianca mi piace così tanto, e Davide mi piace così tanto, che ti dico che il più bel personaggio dei tre, secondo i miei gusti, ovviamente, per me è Davide. Dei tre personaggi di Notte Bianca, per me è Davide, ma ovviamente secondo i miei gusti, perché Davide è un ragazzo probabilmente che io ho da sempre a portata di mano, a portata di vista, nel mio quartiere a Roma dove abito. È un ragazzo buono, semplicissimo, a volte irruento, che sembrerebbe uno che da un momento all'altro potrebbe chissà quale male farti, ma non ti farà mai male, perché è un bonaccione. Porta le pizze in giro per Roma con questo motorino e fa le consegne per tale Aziz, che è il proprietario cessiano della besseria dove lavora lui. Parla così Aziz, è un egiziano italiano che non saprei descrivere. Infatti, l'egiziano proprietario lo chiama Dabide. Bravissimo, Dabide. A me l'egiziano mi chiama Dabide, è il mio nome in quartiere, è diventato Dabide, quindi io soffro questo rapporto con questo mio egiziano proprietario della pizzeria, e conosce un nuovo mondo conoscendo queste altre due persone, il personaggio di Gabriele che poi ti racconterà, il personaggio di Cristina, che sono uno studente universitario di buona famiglia, Cristina è un architetto laureata, quindi per me sono due persone anche distanti come mondi, però ci si avvicina con fare curioso. Ognuno ruba un pezzetto, bravo, della vita dell'altro, e avvicina loro al proprio di mondo, invece fatto di semplicità, fatto di battutacce, fatto anche di diventa un vero e proprio viaggio in ascensore, una fuga in ascensore, c'è proprio un percorso che di fatto statico non è, perché proprio porterà questi tre persone ad uscire con una consapevolezza, un'energia, un entusiasmo che prima di entrare non avevano, cosa che ci scrivono anche dei fan, soprattutto i più giovani, che ringrazio, anzi saluto i fan della nostra pagina, che è Pignotta Avaro che ridere, scusa la pubblicizziamo un po' perché oggi è importantissimo, su Facebook ovviamente, sicuramente, dove ci dice: mi avete dato la stessa energia e la stessa voglia di tornare a sognare, quindi diamo a questi ragazzi questo messaggio di spronarsi, soprattutto in un momento come questo in cui sembrerebbe che tutto rema contro il sogno, l'utopia. Quindi evviva!
No, poi per finire su Davide, ecco cosa faccio. Faccio quel romano che sta sparendo sempre di più, che invece io amo tantissimo, che è il romano realmente simpatico e non forzatamente simpatico, che deve sempre avere la battuta brutta come spesso i romani purtroppo a volte sono, non invadente ma simpaticone, buono, affidabile, una bella, un bel romano, è quel bel romano che mi piace tanto a me. Ancora una buona serata da Francesco Risto, questa è Casa Energy su Radio Energy, ospiti dell'appuntamento odierno Fabio Avaro e Gabriele Pignotta in scena al Teatro Gioiello di Torino fino al 20 novembre con Una Notte Bianca, commedia scritta e diretta dallo stesso Gabriele Pignotta. Dunque Gabriele, credi che la tecnologia possa avere un peso importante nell'instaurare rapporti interpersonali? È fondamentale. Come oggi aveva detto che spiegava. No? Oggi Francesco ha detto che spiegava, sta interrompendo. Che ha fatto a te sta domanda, io non la sapevo. Vai. Ce n'è dopo un'altra per te. Allora, quanto tempo ho? La tecnologia in questo momento per le relazioni interpersonali e sociali è fondamentale. La discriminante, dico sempre io, sta cambiando, sono cambiati i tempi. Si parla attraverso gli iPhone, si parla attraverso i computer, si parla attraverso i social network e si parla sempre di meno a voce, con la faccia di fronte all'altra, e questo è quello che recuperano i tre personaggi, questo relazionarsi guardandosi in faccia, senza mediazioni e con il coraggio di mettersi a nudo. E quindi è proprio una costante anche delle mie commedie, perché professore sì. Posso dare una mano? Prego Fabio, se posso, così poi mettere la nota che mi mette il voto pure a me sul registro. No, la cosa bella che dice Gabri è verissima, e mi fa sempre pensare a una cosa che dice sempre Gabriele, in effetti succede tutto questo proprio nel momento in cui, se ci si pensa, l'energia che dà corrente a il computer, il telefonino, tutto ciò con cui si comunica adesso, viene a mancare. Quindi il momento di stasi, di blocco totale di tutto ciò che è la comunicazione alternativa e ormai principale del nostro mondo, questi tre iniziano a parlarsi, iniziano a guardarsi negli occhi. Beh, quindi non possiamo farne assolutamente a meno di questa tecnologia. Purtroppo adesso no, perché il sistema anche economico di scambi di relazioni lavorative poggia su quello, quindi è indispensabile, va gestito, tant'è che dopo aver visto Notte Bianca molti dei nostri fan stanno organizzando dei raduni proprio nei vari ascensori per passare due orette al buio a chiacchierare, da a bere, Roma ci sono ascensori occupati. Sì. E considerate che in effetti i tre protagonisti dentro questo ascensore, voi li vedrete ballare, mangiare, perché hanno la pizza che Davide stava consegnando e che non consegnerà più, giocare a tutti i tipi di giochi possibili, recuperando i giochi vecchi, quindi... è un bel esperimento, devo dire che ne faremo anche un seguito, questo lo annunciamo in anteprima a Torino, faremo Notte Bianca 2, perché è uno spettacolo veramente fortunato. E pensa che a Roma ci sono notizie di corridoio dal palazzo, che non l'attuale ma il prossimo Presidente del Consiglio è avvelenatissimo col fatto che ci sono le ascensori piene. Si sono svuotati i ristoranti tutti in ascensore, è una cosa pazzesca. Infatti stiamo dando un po' di noia, comunque staremo a vedere. Comunque 8 a me e 6 e mezzo a lui, perché sì, no, gli diamo un 7 perché 7. Insomma, grazie, è stato per la simpatia. Come si dice a Roma, grazie per su. Guarda, mi fai venire in mente un film che ho visto in questi giorni, c'è stata l'anteprima qui a Torino, che è Scialla, dove c'è un sono molto attratto, vorrei andarla a vedere. È un ragazzo romano, insomma, proprio il ragazzo romano che descrivi tu. Davide. il romano bravo ragazzo, insomma. Ma sembra un po' il personaggio che tu hai descritto proprio poc'anzi. Così abbiamo visto tu in macchina che stai guidando all'incrocio, che stai ridendo, bene, questo è proprio anche l'effetto. Guarda davanti, non abbassa radio che non sente, se no attendo traffico. Non troppo bassa la radio, se no non si sente. Troppo bassa radio, se no non sente, però attendo traffico. Ma vogliamo ricordare anche i nostri amici che non sentono l'appuntamento. Sì, noi abbiamo se possibile, certo, questo gruppo, certo. Abbiamo un annuncio speciale per le abbiamo persone un che gruppo sentono. Di fan appunto che non sentono, che ci seguono sempre, quindi volevamo ricordare l'appuntamento il 20 novembre al Teatro Gioiello. Il 20 novembre al Teatro Gioiello! Ecco, grazie, era un appello che volevamo fare, grazie. E vi aspettiamo come al solito. Loro mi dicevano non calpestare l'erba, loro mi dicevano non coltivare l'erba, loro mi dicevano ma che vestiti porti, e i miei capelli erano o troppo lunghi o troppo corti, e non lo metto il casco omologato, non metto a dieta la mia identità, ho fatto il bagno dopo ho mangiato e sono ancora tutto bagnato. Mi spiace, per ora non credo sia un mondo perfetto, domani smetto, ho te lasciato sulla tavoletta del cesso, domani smetto, e faccio troppi cazzi senza bere più niente.
Casa Energy su Radio Energy, ancora una buona serata da Francesco Risso, ospiti dell'appuntamento odierno Fabio Avaro e Gabriele Pignotta, in scena al Teatro Gioiello di Torino fino al 20 novembre con Una notte bianca, commedia scritta e diretta dallo stesso Gabriele Pignotta. Gabriele, con voi in scena anche una splendida fanciulla, la raggiungiamo telefonicamente? Ce l'abbiamo fatto. Dovremmo essere appunto in collegamento con Cristina Audasso direttamente dalla Mole Antonelliana. Cristina, ci senti? Sì, vi sento, ciao. Ecco, ciao, com'è la situazione sotto la Mole, Cristina? Dunque, grazie per la splendida ragazza, innanzitutto, poi ti pagherò dei soldi, insomma, mi dici dove te li devo fare capitare. Va bene. Ti mandiamo l'Iban, non ti preoccupare. Sì, esatto, mi dai l'Iban. La Mole sta bene, il Po non è arrivato alla sua cima, quindi penso che... Quindi il posto più sicuro è il Teatro Gioiello, questo tu lo vuoi dire, vero? Il Teatro Gioiello, sì, assolutamente, anzi, per chi è vicino al fiume, direi di trasferirsi al Teatro Gioiello fino al 20 di novembre, che danno anche dei canotti. Bravissima Cri, brava Cri, così vai Cri. No, a parte gli scherzi, siamo contenti di condividere questa esperienza, che se vogliamo è un'esperienza anche intima, no Cri, quella di fare uno spettacolo in 3 metri quadri. Tu ci hai provato più volte. Ci ho provato più volte, ma non c'è stato verso. Il mandrillone di Gabriele. Cristina, scusa, ma Fabio ci ha provato? Fabio no, perché Fabio è veramente un gentleman. Madonna, quanto ti adoro, Cri. Comunque raccontiamo la cosa più divertente. Succede proprio a Camilla, che è il personaggio, sì, che interpreta Cristina, perché soffrendo di asma, a un certo punto della storia gli finisce questo benedetto farmaco che usa, sì, per questo Ventolin, questo broncodilatatore, e ci praticamente istruisce su come provvedere alla sua ventilazione in mancanza di questo farmaco. Quindi lì nasce una gag che veramente fa ridere sempre anche noi, perché praticamente Fabio da dietro la pompa con le mani incrociate sul diaframma, ecco, lo so, siamo, che sembra una frase, siamo in fascia protetta. No, la pompa nel senso esercita una pressione con le mani sotto il suo diaframma, mentre io la remo, cioè prendo le sue braccia e le muovo come una barchetta a remi. Questa conversazione ovviamente è per gli adulti, sì. Esatto, sì. Cristina, io ti volevo fare una domanda da anni, che ti volevo fare una domanda, Cri. Ma come ci si sente essere un pattino? Cristina, ciao, un disturbo. No, a parte gli scherzi, un'attrice molto brava, poi è piemontese, quindi venitele anche a vedere per spirito di regione. Tutte le persone che conosco del Piemonte, che vengano di tutto il Piemonte, aspettiamo, perché posto ce n'è. Senti Cristina, facciamo stare bravi un attimo questi due mandrilli, ma tu so che hai fatto da pochissimo anche una parte in un film che presto sarà sul grande schermo. Sì, ho fatto il film di Lucio Pellegrini, che insomma mi ha preso per questo ruolo grosso, di cui sono molto contenta. Il mio personaggio è Federica, che è la fidanzata del figlio della Letizietto di Papaleo. Questo film è fatto da Letizietto Papaleo e il figlio di Castellitto, Pietro, e insomma un film che speriamo abbia un buon successo, noi siamo molto contenti. Lucio è un grandissimo regista e mi sono trovata molto bene a lavorare anche con gli altri. Noi lo speriamo anche per te. Francesca, noi ti salutiamo perché... Cristina, Francesca, Cristina, però una domanda che ti devo fare io e Gabri. Visto che il film andrà sul grande schermo, no? Ma io a casa che ho un 12 pollici, lo vedo uguale. Che lo schermo è più piccolo. Ecco, abituata, sì. Cristina. È abituata alle mie cavolate. Abituata ormai, scusate, ormai non ci faccio neanche più caso. Cristina, puoi vendicarti questa sera in teatro? Va bene, ma tu ci sarai questa sera a vederci? Io sì. Veramente? Certo. Sì, è sequestrato, sì. Lo portiamo via con noi adesso. Ok. A presto. Ciao Cri, a dopo. Grazie mille, ciao ragazzi. Ci vediamo sul palco, ciao. Va bene, ciao. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti questo pomeriggio e Una notte bianca al Teatro Gioiello. Vi aspettiamo. Fino al 20 novembre, non mancate. L'appuntamento con Casa Energy rinnovato a martedì prossimo alle 18.15 qui su Radio Energy. Grazie a Ferdinando Calcagnile in redazione. Sono Francesco Risso. Vi auguro una splendida serata.